Allora, io ringrazio tutti i relatori, abbiamo un po' di tempo per le domande dal pubblico e anche per i relatori se volessero fare delle puntualizzazioni. C'è prima il signore e poi la... Se potete presentarvi per cortesia con il... Sì, arriva. Buonasera, sono Rosario Garra. Io ho partecipato 10 anni fa alla fondazione del Coordinamento Riviste Italiane di Cultura, sono stato il segretario generale, adesso sono consigliere e mi occupo di editoria digitale e di formazione. Intervengo perché mi preme, diciamo, sottolineare alcuni punti che forse sono rimasti un po', diciamo, esterni, anche se in qualche modo implicati nel dibattito. Quindi su questo poi se qualche ulteriore elemento vorrà essere dato dai relatori sarò grato. Diciamo, io come molti altri che sono intervenuti non mi appassiono alla discussione che contrappone, diciamo, l'epoca di Gutenberg a quella di Internet, che è un discorso che ormai è oltre 20 anni da quando, come dire, sul New York Times apparve come personaggio dell'anno il computer ed era il 1984-83, credo. E così non lo ritengo tutto sommato in essenziale una contrapposizione fra un'editoria scolastica che naturalmente ha una funzione che è quella che appunto è stata richiamata anche da editori innovativi come PBN, e ne parlavo poco fa con Noa. E un'editoria, diciamo, che nasca dal basso e che metta a disposizione, diciamo, open risorse elaborate dagli insegnanti. Ecco, del discorso del professor Fini, mi preme, diciamo, evidenziare il rapporto che lui ha un po' messo in campo fra, diciamo, la scuola e il mondo esterno, e dicendo che vanno realizzate infrastrutture che non riguardino di connessione, che non riguardino solo la scuola, ma anche le famiglie, ma direi tutta la società circostante la scuola. E quindi, diciamo, implicitamente ha fatto riferimento a uno dei punti dell'agenda digitale, la creazione, insomma, la diffusione della banda larga. Un altro elemento importante che è entrato poco nel dibattito è quello della digitalizzazione del patrimonio culturale italiano. E questo, secondo me, è un discorso che è in grado di mettere su un piano diverso anche un discorso sacrosanto e chiaramente che ha una sua valenza molto profonda nella didattica, diciamo, nei compiti della scuola. Di fatto esiste, il professor Maragliano insomma, lo ha detto con forza, già un pluralismo di fonti. Non si tratta che di prendere atto di una situazione e far sì che, diciamo, la scuola sia parte, come appunto dice l'agenda digitale, delle smart city, delle città intelligenti, dove i compiti, diciamo, le funzioni, il patrimonio di ciascuno dei soggetti messi in rete non sia la somma, ma qualcosa di più che si aggiunge, che viene messo a disposizione della collettività. Un territorio, una società che è in grado di progettare la sua scuola. Allora, quando, diciamo, le fonti informative diventano più autorevoli e più diffuse, pensiamo ai musei virtuali, alle grandi biblioteche digitali, ma anche diciamo, ai siti, ai contenuti messi sulla rete da grandi istituzioni, non so, dalla Library of Congress al Memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. Vorrei vedere se, insomma, si vuole mettere in dubbio la validità e l'autorevolezza di queste fonti. E, quindi c'è un problema, a mio parere, e questo è il secondo punto che mi premeva sottolineare, diciamo, anche di organizzazione della didattica e della scuola, in cui sia possibile
per tutto il percorso, la progettazione della didattica, il percorso di apprendimento, fruire con, diciamo, in modo validamente dell'accesso alle fonti, che insomma sono le stesse fonti degli editori, sono le fonti degli autori quando si tratta di fonti autorevoli, e forse nella scuola manca una figura tra le nuove che insomma sono state ipotizzate anche il rapporto digitale, che è quella del bibliotecario scolastico multimediale. Voi sapete che c'è stata una teorizzazione della biblioteca come centro risorse multimediali della scuola, no? Il famoso CREMS fu proprio la BDP, ora in dire, diciamo, a elaborare una ricerca molto importante su questo, e fu il Ministero dell'Istruzione a promuovere alla fine del secolo scorso, diciamo agli inizi di questo millennio, un progetto molto importante di promozione e potenziamento della biblioteca scolastica. Ecco, di tutto ciò devo dire in questi ultimi 10-15 anni non è 10 anni, diciamo 12, non è rimasto traccia. Teniamo conto anche di questi elementi nel dibattito. Io anzi invito il Ministero, se possibile, e anche eventuali tavoli di lavoro, a prendere in considerazione queste proposte. Grazie. La signora con gli occhiali. Grazie, sono Barbara Castaldello e mi occupo di biblioteche scolastiche e di progetti europei all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Sono referente per questi due argomenti. Io volevo fare una domanda alla dottoressa Mussinelli a proposito della Foundation che contiene Adobe, Google, Hachette e altre, perché non ho colto lo spelling, diciamo, cioè il nome della Foundation. E poi vorrei ritornare comunque sul discorso della interoperabilità di tutti gli strumenti che devono essere messi in campo, come un discorso che è valido chiaramente per le case editrici e dunque anche poi per le scuole e per l'utilizzo che se ne potrà fare. E mi dichiaro d'accordo col discorso che è stato fatto un attimo fa dal collega, in quanto io mi sono occupata di biblioteche scolastiche per molti anni, quando c'erano i progetti, eccetera, eccetera. Si parlava di documentalisti, si parlava di una scuola in cui il documentalista aiutasse gli studenti a fare le ricerche, a quell'epoca si parlava di libri. La stessa cosa sarebbe necessaria oggi e viene a mancare in modo totale. Le biblioteche scolastiche sono ormai praticamente deserte, in quanto non ci sono più persone che ci lavorano dentro, a parte rarissimi casi, e questo è veramente deprecabile. Scusate. Abbiamo la replica da parte di Barbara. Capito bene la domanda, lei vorrebbe sapere un po' meglio che cos'è la Readium Foundation. Readium scritto Foundation. Quindi è una fondazione che è stata costituita a, penso, mi ricordo, febbraio-marzo di quest'anno, che ha come obiettivo, come dicevo, il sito internet readiumfoundation.org, e trovate le informazioni su chi partecipa e sullo stato dei lavori. Comunque l'obiettivo è quello, siccome non ci sono attualmente sistemi di lettura compatibili PAP3, tranne quello di iBooks, che però poi in realtà è un sistema proprietario, perché alla fine legge solo file che sono prodotti per quel formato. L'idea è invece che esistano dei standard e dei formati dei sistemi di lettura che leggano un EPUB 3 senza avere un formato proprietario di partenza, quindi sia online, quindi web, basati sul web, sia come applicazioni native create ad hoc sui vari sistemi operativi, quindi sia per Apple che per Android che per Windows, eccetera eccetera, e anche su PC, cioè adesso PC esiste, quindi anche quello, diciamo, è un device che viene comunque ancora ampiamente utilizzato, quindi questo è l'obiettivo di fondo. Ne fanno parte
siccome l'interesse è comune, sia realtà di tipo editoriale, per cui ne fa parte per esempio Hachette, piuttosto che il gruppo Editis francese, ne fa parte l'Associazione Editori Italiana, ne fanno parte Google, Adobe, Bluefire e tutta una serie di altre realtà che producono invece soluzioni sia per la creazione dei contenuti che per la visualizzazione dei contenuti. Comunque, se poi ha bisogno di ulteriori informazioni, ci sono. Prima, un secondo ancora, c'è una brevissima replica alla prima domanda, così la chiudiamo e poi passo la parola a lei. Due battute, uno rispetto all'agenda digitale, così. Quante persone sono al corrente, non dei contenuti, ma del fatto che esiste un'agenda digitale? Prima battuta. Seconda, sulla questione del personale, ovvero la figura del documentalista, a me ha fatto molto piacere sentire il collega di Napoli che ha parlato di un'altra figura che per esempio, anche lì lo ringrazio per averlo detto, negli studi comprensivi manca, che è l'assistente tecnico, cioè noi tutta l'infrastruttura tecnologica la facciamo, come dire, con personale volontario, quindi non solo manca il documentalista che è già, come dire, un gradino, no? Più in su, mancano le cose di base, tutto qua, solo una precisazione su quello che ci manca, ahimè. Prego. Buongiorno, io mi chiamo Maria Luisa Marinoni, insegno a un liceo scientifico a Imperia e volevo giusto parlare di l'assenza di un assistente informatico, perché, e soprattutto anche dei licei, perché ad esempio in questa tavola, sia al mattino che al pomeriggio, abbiamo visto dirigenti scolastici di istituti comprensivi, abbiamo visto dirigenti scolastici di istituti tecnici, non ci sono dirigenti scolastici di liceo. Il motivo, a mio parere, è abbastanza comprensibile, perché i licei hanno pochi assistenti tecnici, anzi quasi nulli. Ad esempio, noi avevamo un assistente tecnico informatico, quando noi abbiamo un liceo scientifico, un liceo classico e un plesso che è sempre del liceo scientifico. Abbiamo 3 aule informatiche, non abbiamo assistente tecnico informatico. Ce l'avevamo. Poi ci sono stati i tagli, ci è stato detto che noi non avevamo come materia informatica e quindi non avevamo diritto a un assistente tecnico informatico. Capite che le competenze digitali in un liceo sono importanti anche a livello europeo. I nostri studenti liceali sono arretrati anche perché hanno meno infrastrutture, per cui vanno in un'università che non colma questo gap, diciamo, di competenza digitale, e quindi noi saremo sempre arretrati. Io quindi vorrei sensibilizzare 2 cose. Prima, dare il solito spunto di riflessione sul fatto che la nostra cultura, anche se passano i tempi, è sempre divisa tra cultura tecnica e cultura umanistica, in cui la cultura tecnica è la cultura del fare, per cui gli assistenti tecnici sono, non dico numerosi perché non è vero, ma diciamo esistono negli istituti tecnici, non esistono quasi negli istituti, nei licei. Per cui, oltretutto, se guardiamo la riforma e guardiamo la mission dei licei, soprattutto del liceo classico, si può benissimo dire che è una mission molto generalista. Allora, come facciamo noi a entrare in Europa con una competenza digitale adeguata e avere degli studenti preparati se non colmiamo questo gap? Di tipo, prima di tutto, intellettuale. Poi, appunto, vorrei sensibilizzare quindi anche il mio e il dirigente, professor Chiappetta. Secondo me, ogni scuola di ogni ordine grado avrebbe bisogno di un assistente tecnico informatico. C'è prima un intervento qui? Non l'avevo visto, sì. Benissimo. Dunque, dei fondamentali. I primi 2 assiomi della didattica dicono che nessuno può insegnare niente a chi non lo vuole imparare. Il secondo assioma dice che nessun metodo è di per sé universale
nel tempo e nello spazio. Quello da cui dipendiamo è legato al fatto del che cosa vuole una società dalla scuola. E questo non è vero che la scuola può essere molto avanti o molto indietro alla società. La scuola è sempre a ridosso, un po' prima a volte e un po' dietro dopo, ma è sempre a ridosso della società che la esprime. Non a caso l'Italia, che non è ancora unificata dal punto di vista culturale, esprime esigenze dalla scuola diversa e risultati diversi. E i nostri parametri di valutazione non sono i parametri di valutazione con cui si misurano a livello internazionale dalle IEA di tanti anni fa a oggi, all'OCSE di oggi, eccetera. È che le misure le fanno su altre società. Noi siamo nella nostra società, purtroppo. Ed solo avendo chiaro questo aspetto, secondo me, possiamo ipotizzare qualche cosa che vada oltre. Non la faccio troppo lunga, però voglio riprendere quello che ha detto Roncaglia sui due punti fondamentali. Uno sono le infrastrutture e il secondo sono i docenti. Sui docenti mi rifaccio agli assiomi che ho appena citati. Nessuno, nemmeno un docente, impara qualche cosa se non ha il problema di doverlo imparare. Perché l'interesse per imparare è dato che io ho il problema, ho un problema da risolvere. Allora forse, Roberto se ne parlava 30 anni fa, forse la tipologia dell'impegno dell'insegnamento va rivista. Noi diamo all'insegnante un solo ruolo, una seggiola, un libro, una cattedra e da lì deve dire agli studenti. Ma ci sono altri aspetti del lavoro dell'insegnante che possono essere, e qui mi pare ne siano venuti fuori tre e sono molto interessanti tutti e tre. Il primo è il lavoro anche della lezione, perché la lezione è importante, costruisce il contesto, dà agli alunni il punto di riferimento da cui partire e poi da lì nascono nuovi problemi. L'altro aspetto è il laboratorio, dove si lavora in un altro modo. Allora bisognerebbe pensare a un insegnante che il suo tempo può essere distribuito in un momento di collegialità con la classe, di un lavoro di grande gruppo. Un altro momento dovrebbe essere funzionale a quello che è il procedere laboratoriale, che non è solamente un luogo fisico, ma è un modello. Per esempio, osammo allora, staccato dalla propria classe ma a disposizione della comunità. E l'altro aspetto è quello di verificare. Un insegnante dovrebbe sempre verificare la sua capacità didattica misurandosi con quelli che sono in ritardo d'apprendimento. Cioè dovrebbe una parte del suo tempo essere dedicata a qualcuno che ne ha bisogno. E allora non grande gruppo della lezione, non medio gruppo del laboratorio a disposizione di tutti, ma anche un po' di tempo in cui si misura se stesso di fronte al bambino in ritardo. 2 ore, 3 ore la settimana, non i suoi alunni, ma anche questo, secondo me, a disposizione della comunità scolastica. La domanda è implicita, credete che possa funzionare? Ci sono due interventi, c'era il signore qui e in fondo poi. Sì. Sì, brevissimo. Io volevo dire che sono un preside del liceo classico linguistico di Monterotondorma, ci siamo, insomma, ecco, non so se siamo tanti o pochi. No, ma io siamo venuti in quattro al nostro istituto e ringrazio di quello che abbiamo sentito, perché veramente sentire pareri diversi su, diciamo, un argomento così importante ci aiuta, tra virgolette, a darci da fare. Io ritengo che sia i docenti dico anche gli studenti, sia il preside stesso, dobbiamo passare dal sapere a saper fare. Oggi è importante applicare le nuove tecnologie
E io penso che la scuola abbia una mission, anche il liceo classico, linguistico, eccetera, è quello di recuperare questi bellissimi libri che ci stanno qua e tanti altri, eccetera, la cultura classica, artistica, di cui il nostro paese è veramente stracolmo, utilizzando queste tecnologie e comunicando in modo nuovo ad altri, ai nostri giovani, che credendo in queste cose, tra virgolette, cresceranno. Noi abbiamo poi, seguiamo i consigli che ci avete dato, investire in risorse dedicate alle, diciamo, nuove, tra virgolette, tecnologie di 30 anni, insomma io ero giovane quando iniziarono, e soprattutto alla formazione. Noi curiamo molto la formazione dei docenti, adesso stiamo facendo un progetto col CNR per quello che riguarda l'utilizzazione, tra virgolette, e l'e-learning fatto, quindi vorremmo organizzare, la butto in breve per non essere troppo lungo, tutta l'attività didattica di recupero fatta con i docenti prevista, eccetera, di farli in modalità e-learning nel nostro piccolo. Io non sono esperto di informatica, ma io penso che la cosa fondamentale sia avere la voglia di apprendere, e stando, questo l'ho imparato all'ISAE Lazio tanti anni fa, che avere la voglia di apprendere ti fa raggiungere la possibilità di qualunque obiettivo. E questo lo diciamo ai nostri docenti e ai nostri ragazzi. Prego. A chi passo il microfono? Forse mi è stato già passato. Grazie, io sono Giuseppe Landolfi Bettoni, sono un ricercatore di filosofia del linguaggio dell'Università della Valle d'Aosta. E a proposito di minoranze, siamo ben rappresentati, essendo una piccola università, perché qui ce ne sono due, quindi anche la professoressa Bezio che ha parlato prima, penso, a meno che non ci sia distribuito qualcun altro che non vedo. Io volevo fare semplicemente una battuta, spostare leggermente l'asse, poiché sono un ricercatore universitario e sono venuto un po' per questo, per capire quanto e fino a che punto il discorso sull'introduzione delle risorse digitali nell'ambito dell'insegnamento possa interessare in che misura anche l'università. Il ministro stamattina lo ricordava che c'è necessità di recuperare un piccolo rapporto fra queste due aree. Introduco solo un elemento di riflessione. Noi come autori di noi stessi, voi sapete che noi all'università siamo o condannati o privilegiati a scrivere le cose che scriviamo, i saggi, qualche volta qualche volume, qualche volta qualche edizione critica, e quindi sostanzialmente usiamo un po' un margine di autonomia e indipendenza che ci viene però, soprattutto recentemente, molto vincolato dal controllo della validazione che arriva ad altri livelli. Forse molti di voi hanno sentito questo acronimo VQR, che è valutazione della qualità della ricerca. Secondo me la Q sta per quotazione, non per qualità, ma comunque uguale, siamo sottoposti a questo giustissimo controllo delle nostre produzioni. È possibile questo, con l'andare del tempo, introdurre un sistema di questo tipo che possa essere, come dire, vista anche dal punto di vista della cosiddetta scolastica? La scolastica, ho l'impressione che ha bisogno di una maggiore rete di controlli, di validazione, perché poi devono essere adottati i libri, insomma ci sono livelli diversi. E quella cosa che diceva Roncaglia prima sulla completezza curricolare delle risorse, che è una cosa fondamentale, forse non potrebbe essere raggiunta. Io non so se esiste un tavolo di lavoro che faccia da cortocircuito tra docenti universitari che producono libri, saggi. E io sono poi accanto al presidente del Mulino, mi sento un po' in imbarazzo, ma comunque che producono saggistica, manualistica per l'università e autori di libri che invece lavorano per la scuola, perché magari tra questo cortocircuito esperienze, scambi di esperienza possono aumentare anche il tasso di comprensione e di maggiore utilizzazione delle risorse informatiche. Siccome sono un filosofo e siamo in questa sede, faccio un riferimento conclusivo erudito. Kant, come sapete, Immanuel Kant, viveva in un'epoca in cui per legge bisognava avere a disposizione un manuale di testo. Kant aveva i manuali di testo, sono diventate parte integrante dell'edizione critica delle Kant Gesamtschriften, perché sono annotate da Kant. Kant le aveva, ma non ne parlava, perché parlava del suo sistema, partendo da qualche spunto che prendeva dalla logica di Mayer piuttosto che dall'estetica di Baumgarten o di qualche
cose di questo tipo, per cui in qualche modo il libro di testo è un libro di testo perché, come dire, stimola la creatività dello stesso docente, dello stesso allievo. Io credo che non sia mai cambiato questo sistema, possiamo ragionarci sopra tante volte, ma questo rimane uguale. Grazie dell'attenzione, scusate. Ce n'era uno dei... c'era il signore prima? Forse, allora sì. Marcello Aprea dell'Istituto Tecnico Industriale di Livorno. Insegno al corso serale ormai da 20 anni, l'Istituto Tecnico Industriale come quello di Napoli. E io volevo intervenire, dire qualcosa in merito all'infrastruttura. Tutti quanti abbiamo fatto interventi dentro l'orto che riguardano l'infrastruttura. Io penso invece che bisogna parlare della struttura, nel senso che la struttura sono gli insegnanti. Allora, il lavoro dell'insegnante viene riempito con delle cose che riguardano l'infrastruttura. Cioè, voglio dire, se noi cambiamo l'infrastruttura, occorrono le gambe per far muovere l'infrastruttura. La figura dell'insegnante è quella che va in classe, spiega, poi a casa il suo studio. Ma non deve essere a casa il suo studio. Questa è la struttura. Com'è che tutti quanti non siamo riusciti a uscire al di fuori dell'orto? Tutti quanti nell'orto? Tutti gli interventi dentro il coro? L'infrastruttura va cambiata, ma per cambiare l'infrastruttura occorrono cambiare le gambe, la struttura sono gli insegnanti, come lavorano gli insegnanti. Gli insegnanti oggi lavorano un po' come l'avvocato. L'avvocato ha il suo studio, poi va in tribunale e lì fa la causa. Non così devono lavorare gli insegnanti. Gli insegnanti devono lavorare a scuola, tutto il tempo a scuola, non per fare 40 ore, ma per fare loro 18 ore, non 22. Come si spinge a fare? 18, non più di 18, perché sennò diventa un lavoro usurante, però le ore di preparazione, di confronto con gli altri colleghi dello stesso consiglio di classe, vanno fatte non con il mio amico collega, no, vanno fatte nel consiglio di classe a scuola, ci devono essere nelle aule gli studi degli insegnanti. Ogni aula deve poter ospitare 3 studi di 3 insegnanti, è una cosa fattibilissima, però si raddoppia lo stipendio, cioè si arriva allo stipendio finlandese. Allora qui ritorno all'inizio delle ore 10, che chi un bel intervento ha fatto vedere che adesso non c'è, la Finlandia è avanti a noi, la Finlandia sono 9 milioni di persone, come la Sicilia, l'Italia è 50 milioni, però in Finlandia oppure in altre nazioni europee lo stipendio dell'insegnante è il doppio, nessuno l'ha detto. Tutti interventi dentro il coro. Signori, perché l'abbiamo fatto di sabato questo? Le aziende, i loro dipendenti si riuniscono da lunedì al venerdì, non il sabato. E noi siamo venuti qui il sabato. Qualcuno è venuto dalla Puglia, la Lombardia, io sono venuto da Pisa. Però qualcuno è venuto da fuori, è venuto ieri sera per lavorare di sabato. Questo è il punto, rispondete a questo. C'è un componente del Ministero, del MIUR. Questa è la domanda che faccio allo spalle del mio. Un'altra cosa, si fa una MIUR Wikipedia, 1, 2, 3, poi fa la Zagnichelli Wikipedia. Non ci stiamo tanto a lavorare addosso sui protocolli. I protocolli devono essere standard, devono essere protocolli che siano open source, le licenze devono essere Creative Commons. Queste sono cose che nel campo dell'informatica, io sono un informatico, sono ormai acquisite. Di che stiamo a parlare? Fumo. Di fumo, è bello il sabato venire qui e parlare di queste cose. Il lunedì bisogna fare queste cose. Finito. Allora, credo ci sia il tempo per un paio di repliche. Prego. Sì. Chiedo scusa, non sono 2, 3 a questo punto precisazioni per evitare che passino messaggi non proprio conformi alla, diciamo, alla realtà. Una non è una precisazione, per me va benissimo il sabato per un motivo molto semplice, gli altri giorni sono dedicati alla scuola, al lavoro eccetera, il sabato è una bella occasione non conviviale ma di riunione in cui si può discutere dei problemi, quindi pur non avendolo organizzato io devo dire che chi l'ha organizzato secondo me personalmente ha fatto bene, questa è una battuta. Le due precisazioni invece sono doverose perché una delle due, o anzi messe insieme, vanno poi nel nocciolo del problema che è stato sfiorato, ma molto acutamente, dal dirigente scolastico del liceo, non mi ricordo di dove, praticamente non faccio altro che dire quello che lui ha detto in modo diverso.
L'attività con lo strumento digitale, l'incontro di oggi è libri di test e strumenti digitali, non è un'attività settorializzata, a meno che non ho capito niente di tutto quello che abbiamo detto da stamattina. Cioè non è che ci deve essere il bibliotecario, l'assistente tecnico o qualcuno, è l'attività della scuola, tutta, degli insegnanti, ovviamente degli alunni, dei dirigenti scolastici e di tutto il personale. Per cui se nell'ottimo istituto diretto dal dirigente scolastico di Napoli ha trovato gli scamotaggi che ci sono gli assistenti tecnici che fanno una parte del lavoro, ben venga. Se un altro istituto, comprensivo, per esempio assistenti tecnici non ce l'ha per definizione, quindi so già, non so solo i licei che non ce l'hanno, sono i comprensivi, sono i licei. Attenzione, l'ordinamento non ce lo dimentichiamo, perché poi purtroppo, visto che insomma, parliamo campo scuola e poi ci ascolta anche l'università, ma anche l'università non è che si inventa le piante organiche o si inventa i posti che non esistono. Nella scuola i posti degli assistenti tecnici sono ed esistono esclusivamente negli istituti tecnici e professionali per i laboratori, che è un'altra cosa, cioè attività didattica in laboratorio di fisica, di meccanica, di informatica, che serve un'altra cosa. Quindi ben venga, perché è necessario, ripeto, diciamo tutto quello che ho detto prima e che è stato detto, ma non sono attività settorializzate. Per cui se manca il bibliotecario, che poi tra parentesi non c'è mai stato, scusi, è una scuola, la figura del bibliotecario nella scuola italiana non esiste. La figura del bibliotecario, ahimè, è stata inventata dall'ordinamento, l'ultima invenzione l'ha fatto la legge pochi giorni fa, quando per giustificare la presenza di personale inidoneo all'insegnamento, ma idoneo ad altri compiti, giustamente, perché questo personale sono docenti, che una legge diciamo un po' draconiana voleva dirottare verso altri lidi, sapete, tutta la vecchia polemica durata 3 anni, diventano ATA, eccetera, in questo caso giustamente la legge dice no, questo personale che non può più entrare in classe, ma non per sfizio suo, perché purtroppo c'ha motivi di salute, collabora al piano dell'offerta formativa e a questo punto, visto che il piano dell'offerta formativa rapporti con gli studenti non li può avere perché non può entrare in classe, che cosa farà? Per esempio starà in biblioteca, una biblioteca multimediale, digitalizzata, mi auguro io, o una biblioteca all'antica, come ce ne sono ancora tante. Però ripeto, qua parliamo di escamotage, perché il bibliotecario, talvolta lo sento, arrivano anche lettere o mail a me, dice state abolendo la figura del bibliotecario. No, quello non c'è mai stato, attenzione. Il bibliotecario nel nostro sistema scolastico non c'è. Che poi, scusi, mi scusi, che non sia una gran cosa, ne possiamo prendere atto e possiamo considerare che nella scuola del futuro potrebbe essere necessario istituirla, così come potrebbe essere necessario, ne sono convintissimo, in Francia c'è da un secolo la figura del documentarista, così come potrebbe essere utile implementare, non a caso noi abbiamo il progetto dell'allargamento delle basi scientifiche dell'insegnamento, implementare le figure delle docenze scientifiche e degli assistenti tecnici, ma quindi non più gli assistenti del laboratorio, ma diciamo che dovrebbero essere dei nuovi intermediari per consentire ai docenti l'utilizzo migliore delle procedure informatiche. Ma parliamo di cose future. Quello che c'è oggi, comunque, significa che tutto il personale della scuola, ci auguriamo con la figura di altre figure professionali, ma si deve sentire in prima persona. Cioè, se noi pensiamo, se il docente pensa strutturalmente, scusate il napoletano, vabbè l'informatica la fa lui, no, non ci siamo. L'informatica, secondo una visione corretta dei tempi moderni, deve essere uno degli strumenti, insieme al libro di testo, alla penna, tutto quello che c'è, ai materiali, perché scusate, noi abbiamo parlato moltissimo oggi e la cosa non può che far piacere, però non dimentichiamoci, è stato solo sfiorato stamattina l'argomento, ma nell'insegnamento, bottega rinascimentale docente, c'era la carta, oggi c'è l'informatica, c'è il web, c'è la rete, ma ci sono i materiali. Ci sono i materiali che non sono solo i libri, ma sono i materiali chimici, i materiali fisici, i laboratori in cui poi lo studente al liceo o al tecnico, al professionale o all'università si forma effettivamente su quella che sarà poi la sua cognizione di causa. Quindi diciamo gli strumenti dell'insegnamento, ma non lo voglio fare lungo, sono tanti. Diciamo che da un lato l'amministrazione, nei limiti di quanto le norme dell'ordinamento e le riforme che mi auguro possono venire in sintesi additiva e non, come è stato negli ultimi decenni, sottrattiva, di dare risorse nuove per facilitare l'attività didattica, perché è giusto, l'attività didattica deve essere messa in tutti i luoghi d'Italia sullo stesso livello di possibilità.
deve essere messa su tutti i luoghi d'Italia nello stesso livello di fattibilità nell'utilizzo delle sinergie, perché sono d'accordo, l'ho accennato anche prima, che mentre una scuola tradizionale un po' gentiliana, un po' crociana, è molto facile procurarsi il libro di testo, nel senso che uno su quello spiega, parla e va avanti, già il laboratorio comporta delle sinergie e comporta delle, diciamo, degli finanziamenti, chiaramente l'utilizzo della digitalizzazione dei processi comporta investimenti molto più costosi, molto più onerosi per la società, e quindi su questo è uno, se non la mission principale di un sistema moderno di istruzione. Ciò non toglie, ripeto, che guai se noi consideriamo che questa è una cosa che riguarda gli altri. Gli altri, se ci sono, se ci saranno, se ci dovranno essere elementi che si aggiungono, che collaborano per la struttura. Quindi ben vengono in futuri assistenti e bibliotecari, ma fermo restante che dobbiamo sentire come una necessità di tutti partecipare al processo.